Ciao, sono Daniele e questo è Play Cool. Sta finendo l'anno. E allora facciamo un breve riassunto di quali sono state le migliori esperienze del 2017 in formato di gioco. Prima di partire con la nostra top 5, volevo fare delle menzioni speciali. La prima menzione speciale è per un formato elettronico di gioco che copia i giochi da tavolo. Si chiama di Jackbox.tv. Jackbox.tv è una piattaforma su Steam, per esempio, disponibile, ma anche su altre piattaforme, dove vi potete mettere tutti intorno a un divano, come fareste per un party game, ognuno col proprio cellulare dà le risposte, che possono essere in formato scritto o anche disegnando sul proprio touchscreen, e sullo schermo principale vedete tutti quali sono le risposte. Tante risate, sono vari giochi disponibili, la maggior parte in inglese, ce ne sono un paio che possono essere giocati in italiano, e mi sono divertito molto anche a ricollegarmi con le persone dalla famiglia e a giocare con loro in remoto, in Hangouts, condividendo lo schermo. È un bellissimo modo per condividere il tempo, giocare senza da denigrare lo strumento elettronico, che può portare molto divertimento anche a livello sociale. La seconda menzione d'onore è, nonostante non sia un gioco da tavolo, una escape room in Vienna, la mia prima escape room che ho fatto con i colleghi in un fantastico viaggio, di cui sono molto fortunato, sono contento di aver avuto questa opportunità. Viaggiato con loro a Vienna, non solo, questa escape room in cui c'era questo virus che stava per uscire dal laboratorio, dovevamo trovare la cura prima che scappasse il tempo che scorre, ti devi muovere, c'erano degli occhiali in realtà virtuale che dovevi utilizzare, molta logica, pensiero laterale, è un'esperienza molto divertente e spero di poterla ripetere presto. Fatte le menzioni speciali, diciamo, d'onore, partiamo con la nostra top 5. Al numero 5 devo mettere quello che è stato l'evento più bello dell'anno dal punto di vista dei giochi da tavolo. Siamo andati a Essen e ne ho parlato in un altro video, quindi non mi dilungherò qui, però è stata un'esperienza fantastica. Nonostante fossimo con un bambino di 2 anni, siamo riusciti a sopravvivere, ho giocato, mi sono divertito, una fantastica partita di Captain Sonar con il designer del gioco che ci insegnava e ci guidava. Bellissima esperienza, da ripetere appena si potrà, ma se no qualunque convention, anche più piccola, dove si gioca magari anche di più, è da consigliare tutta la vita, come al solito. Giochiamo, giochiamo, giochiamo. Al numero 4 metto, ragazzi, questi sono in ordine sparso in realtà, quindi non c'è chi viene prima e chi viene dopo. Al numero 4 metto però una partita di Subbuteo, in realtà in 2 occasioni siamo riusciti a organizzarla con gli amici. La birretta, un po' di patatine, la chiacchiera e gli amici qui a Zurigo che rincontro per giocare anche con loro che non sono appassionati di giochi da tavolo a Subbuteo. Subbuteo è un gioco che unisce gli italiani quantomeno anche quando non sono appassionati di giochi da tavolo, se sono appassionati di calcio. È stato molto divertente e spero di poterlo ripetere anche l'anno che viene. Al numero 3 metto quello che è un po' rappresentativo di varie partite, varie volte che sono stato ai negozi, al Well Played, diciamo, per giocare con altri ragazzi. E metto la partita che abbiamo fatto di Terraforming Mars. Mi sono molto divertito, spero di poterlo ripetere presto. È un gioco fantastico, è un gioco che già dalla prima partita ti prende con le sue combo, le sue strategie possibili, la miriade di carte, di possibilità per partite sempre appassionanti. Al numero 2 metto un gioco che ho giocato da solo, una bestia di gioco che spero di poter continuare a giocare anche nel 2018, che per ora non mi ha stancato, mi continua a appassionare, ed è Gloomhaven. Gloomhaven è un gioco bellissimo, l'ho preso dall'inizio dell'anno, l'ho iniziato a migliorare anche dal punto di vista dell'organizzazione dei contenuti, dipinto un po' le miniature, è iniziato la mia campagna, sbloccato contenuti, sempre con la bava alla bocca mi lascia quel gioco, è bellissimo. La sorpresa continua, la meccanica di gioco della gestione della mano, un gioco unico, che spero di poter continuare a tenere per i prossimi 50 anni, 100 anni, non lo so, se i componenti resisteranno. Passiamo quindi al numero 1. Mi sono accorto che però al numero 1 ce n'ho 2. È una top 6, è una top 6. Al numero 1 abbiamo
le partite di Time's Up che ho giocato con gli amici che abbiamo incontrato quando siamo andati a trovarli perché gli è nata una nuova figlia e gli altri amici che siamo andati a incontrare in Europa. Abbiamo amici un po' sparsi per l'Europa, con mia moglie ci siamo conosciuti a Dublino, abbiamo conosciuto gente che pian piano si è spostata, faccio la storia breve, però quando andiamo a trovarli sono contento di poter trovare giochi come Time's Up o anche lo stesso Dixit che uniscono le persone anche quando non sono dei geek, diciamo, veri e propri. Però è un gioco fantastico, Time's Up, ne ho parlato in un altro video, non mi dilungo adesso, ma in cui dovete cercare di indovinare le cose, far indovinare le cose all'inizio con quegli indizi che volete voi, la seconda volta le stesse parole dovete farle indovinare dando soltanto una parola come indizio, al terzo round dovete iniziare a mimare e partono le risate, partono i riferimenti a cose già fatte, a cose sbagliate, e è un gioco che non sbaglia mai, bellissimo. Al numero 1B, che è anche il mio ultimo, metto l'UniQuest, delle partite che ci siamo fatti quando sono venuti a trovarmi mia sorella e il cognato, e l'UniQuest è un gioco molto carino e immediato, per chi conosce e per chi non conosce è uno schermo, diciamo, di plastica che si mette sopra un disegno che sembra un quadro di un videogioco degli anni 90, degli anni 80, grafica fantastica, e dovete cercare di tracciare una linea su questo foglio trasparente senza vedere dove poi andrà applicata la vostra linea. Su questo foglio trasparente, quando andate a muovere sul quadro con tutti i mostri, dovete vedere se la linea che avete tracciato evita tutte le bombe, prende tutti gli obiettivi e le monete, vi fa fare i punti o vi dà degli svantaggi per la partita successiva, quindi andare a mettere i token sopra la penna e dovete tenerlo in bilico e così via, dovete disegnare con l'altra mano, dovete disegnare un occhio solo, non mi ricordo, sono varie penalità che avete a disposizione. Gioco simpatico, che passa via veloce e soprattutto mi ricorda che quello fondamentale in tutti questi punti è chi ho incontrato, con chi mi sono passato una bella serata, una bella giornata, con chi ho passato del bel tempo, perché poi alla fine per me i giochi sono quello, e spero che lo siano anche per voi, e ci vediamo la prossima volta. Ciao!